In questa video lezione vedremo come gestire il testo presente in una cella. Questa finestra è divisa in 7 aree. La prima area che troviamo permette di scegliere dove vogliamo posizionare il testo nella cella. Possiamo decidere se mettere il testo nella parte superiore della cella, oppure nella parte inferiore, oppure nella parte sinistra, oppure a destra, oppure in centro alla cella. Al di sotto di quest'area troviamo una checkbox che permette di dire al programma se deve scrivere il testo in verticale piuttosto che in orizzontale. Alla destra di quest'area è presente il campo di testo dove dobbiamo scrivere il testo che desideriamo inserire nella cella. Al di sotto sono presenti 4 pulsanti che permettono di scegliere il tipo di carattere da utilizzare. Ovvero possiamo scegliere se la scritta debba essere in corsivo, oppure in grassetto, oppure sottolineata, oppure barrata. Volendo possiamo mischiare questi tipi di carattere. Alla destra di quest'area è presente l'anteprima che mostra in tempo reale le modifiche che stiamo apportando. Quest'area è utile perché permette di vedere il risultato finale. Al di sotto dell'anteprima della cella è presente una checkbox che, una volta selezionata, permette al programma di scrivere il testo appena inserito al di sopra di un'eventuale immagine presente nella cella. Se questa funzione è disattivata, potremmo riscontrare dei problemi relativi alla visualizzazione delle immagini presenti nella cella, in quanto non si può gestire la dimensione dell'immagine. Abbiamo finito di spiegare le 4 aree presenti nella parte superiore della finestra. Ora passiamo alla spiegazione delle 4 aree presenti nella parte inferiore della finestra. La prima area serve per selezionare il colore del testo. Per modificarlo dobbiamo premere nel quadrato dove è presente il colore attualmente impostato e dobbiamo selezionare il colore che più ci sembra adatto. Possiamo gestire la luminosità del colore, ovvero, tramite l'utilizzo dello slider presente sotto i colori di default, abbiamo la possibilità di abbassare o di innalzare la luminosità del colore. Una volta soddisfatti del colore, premiamo il pulsante Fatto. A questo punto abbiamo appena assegnato il colore che abbiamo scelto. Passiamo all'area relativa al comando Rapido Lettura. Tramite questa sezione abbiamo la possibilità di far riprodurre un suono o una frase alla pressione della cella. Facciamo una prova per capire a fondo il suo funzionamento. Innanzitutto premiamo il tasto Aggiungi presente in basso a questa sezione. Verrà mostrata una finestra in cui possiamo scegliere se usare la sintesi vocale oppure se registrare una voce. Per utilizzare la sintesi vocale dobbiamo innanzitutto selezionare l'opzione sintesi vocale, poi ci spostiamo al di sotto ed inseriamo nel campo di testo il testo che vorremmo che sia letto dalla sintesi vocale. Una volta inserito il testo, scegliamo la voce che desideriamo. Possiamo sentire un'anteprima della voce, per far ciò dobbiamo premere sul tasto presente nella finestra in basso a sinistra. Oltre ad usare la sintesi vocale, abbiamo la possibilità di registrare un suono o direttamente la nostra voce. Per farlo dobbiamo selezionare l'opzione Registra voce. Una volta fatto ciò e se siamo pronti a registrare, dobbiamo premere sul tasto Nuova registrazione. Una volta che premiamo il tasto, il programma inizierà a registrare. Per concludere la registrazione, dobbiamo premere su Ferma registrazione. Per salvare le modifiche che abbiamo fatto, premiamo sul pulsante Fatto. Se volessimo cancellare questo comando, dobbiamo farlo nella sezione Comandi che spiegheremo in seguito. A fianco all'area Comando Rapido Lettura abbiamo l'area Font, con la quale ha la possibilità di gestire il font del testo presente nella cella. Ed a fianco a questa area abbiamo la sezione Grandezza, dove possiamo impostare la grandezza del testo. Se volessimo togliere le personalizzazioni fatte alla cella, bisogna portarsi nella barra superiore del programma e bisogna premere il pulsante Reset Testo. Successivamente verrà mostrata una finestra di richiesta di conferma per effettuare il reset di tutte le impostazioni del testo. Se siamo sicuri di ciò, premiamo sul pulsante Sì, altrimenti se non siamo sicuri premiamo sul pulsante No. Quando abbiamo finito di fare le nostre modifiche, premiamo il pulsante Fatto.